Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video per Dimension Lecturia Rebirth 2 Sister Generation. Io sono Leone, siamo qui oggi per entrare nel capitolo finale. Difensori, via! Ah, mi aspettavo semi una cazzina iniziale, però a quanto pare nulla. Perfetto. Cioè, mi aspettavo che fosse pompata con la cazzo iniziale, ma a quanto pare la cazzo finale dello scorso era abbastanza per pomparlo. Va bene, andiamo a... Non entriamo nel Game Industry Graveyard ancora, voglio vedervi tutte le ultime side quest, quindi molto probabilmente ci sono ancora side quest da fare, ma va bene così. Vediamo un pochettino cosa... cioè, sai questo, le parlate con tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a fare una cosa del genere e poi andremo nel Game Industry Graveyard. Una vecchia scatola. Devo comprare di sicuro anche delle armi, però vedremo fra un poco. Game Industry Graveyard Oblivion. Abitanti nulla, qui si vede proprio che entriamo là dentro e dovrebbe essere alla fine, in teoria. In teoria. Quindi possiamo farci insomma questo ora. Okidoki, tempo di lavorare, tutto veloce, in modo veloce, così che possa giocare. Allora, facciamoci un po' di chiacchierate. Oh, fantastico, fatto con il lavoro di carta, con la burocrazia. Guardiamo quanto sarà veloce che mettere il mio grande PC, la mia grande CPU a stampare tutte queste cose. Ma che cazzo? inconcepibile, Neptune sta lavorando. La mia tattica ha avuto successo. Stavo aspettando da molto tempo che per il giorno in cui quando io avrei visto Neptune lavorare di suo accordo personale. Ma lei sta facendo anche molto velocemente. Spero che non stia esagerando. Potresti avere ragione. Questa non è Neptune, per nulla. Dovrei essere gioiosa a guardare la nostra CPU fare il suo lavoro. O almeno aspettare che sia normale. Ma questo è insolito. Ho fatto un errore terribile. No, tu non hai fatto nulla di sbagliato. Vado a parlare con lei, ok? Capisco, lo apprezzerei. Sta lavorando, non vi lamentate. Ciao Neptune. Qual è il problema, Neptunior? Sono molto dispiaciuta di farti... Di romperti le scatole. Ma stai bene? Penso di sì, o forse no, perché Stuart mi stava dicendo che in un certo senso si pente di quello che ti ha detto l'altro giorno. Non devi lavorare così duramente. Tieni la tua lingua ferma a te. Ricordo che tu che eri tu quella a dire a Stuart cosa dare qualcosa del genere, ma questo non è il motivo per cui lavoro così. C'è qualche altra ragione? Sì, beh, è un po' imbarazzante per me da dirlo, ma per favore dimmelo, sono preoccupata. Ci deve essere una ragione perché tu stai attualmente provando a lavorare. Io penso che non era il tipo di commento che non era un tipo di commento di come tu pensavi che fosse. Ma in ogni caso, ho conosciuto per un po' che io non sono il miglior ruolo di CPU come sorella. Come sorella o come CPU. Cosa significa? Noir e Blank lavorano ai loro piccoli cloni, tutte le cose, eccetera. Ma io non faccio nulla del genere con te. Penso che se le cose non cambieranno presto, tu mi odierai. Ma non potrei mai odiarti, lo so, ma questo pensiero mi dà un po' di problemi. È come quando i genitori si sentono a proposito della crescita delle tette dei bambini. Sono felice di sentire questo, ma sconfiggere il proposito se le tue azioni ti fanno preoccupare. Mi fanno preoccupare, sai? Oh sì, hai ragione. Intendo, mi piace veramente vedere che tu ti prendi cura di me così tanto, ma... Ho accidentalmente premuto attraverso l'ultima linea di dialogo. Non ti preoccupare, non è importante. Che dici a proposito che ti aiuti? Bah, non ti preoccupare, ho finito questo. Sarà più divertente se noi lavoriamo insieme. E se hai finito prima, questo significa che abbiamo più tempo di giocare, giusto? Una sorella dirigente è buona, ma mi piace la mia sorella che pensa a giocare con me. Che pensa di giocare con me è la cosa più importante, è il lavoro più importante dopo tutto. Ben detto, Lep Junior. Ok, facciamo co-op questo stage e facciamo sistema un po' di carte. Sì, ok, bene.
Neptune lavora e loro si lamentano. Cosa? Va bene. È tutto buono. Noi ci abbiamo fatta. Neptune e io andiamo a sconfiggere Alfuar. Facilmente, tipo, non lo so, l'ho letto bene. Sto aspettando di sistemare la roba. Cioè, vedersi da roba, ok? Asik sta causando un sacco di lavoro, ma è quasi finita. Meglio che siamo pronti. Grazie per aver aspettato. La torta è pronta. Yay! Stavo aspettando questa cosa dal giorno in cui sono stata concepita. Lasciatemi prendere ognuno da bere. IF, tu vuoi il tuo caffè nero, giusto? Sì, mi piacerebbe. Tu stai provando a essere così duramente a essere figa. So che tu segretamente ti piace un sacco di delizioso zucchero zuccheroso. Forse ero abituata, ma non più. Ora io mi diverto con un... Adesso mi piace un buon nero caffè nero. Nep, non rompere le scatole infi a proposito dei suoi tentativi di agire come un adulto. Ok, le bibite sono servite, mangiate. Wow, grazie, mangerò di cuore. Per favore, divertiti responsabilmente. È così delizioso, le torte di Compa non sono mai una bugia. Questo è veramente impressivo, Compa. Impressionante, Compa. Potrei aiutarti la prossima volta? Perché sì, mi piacerebbe mostrarti come faccio. IF, non sei affamata? No. Io lo sono, sto mangiando, vedi? Qual è il problema? Tu non sei depresso o del genere? Mi stava ricordando un po' di cose. Non mi sono mai aspettato che il giorno sarebbe venuto quando noi avremmo potuto divertirci insieme così. Sì, è passato un po' di tempo, ma posso dire che ora quello che è successo è tutto dietro di noi, ma penso che saremmo fatti per quando penso che eravamo a posto quando, per quando noi eravamo soltanto capaci di salvare Neptune. Penso che eravamo finiti quando eravamo capaci soltanto di salvare Neptune. Oddio, penso che giusto non ero la scelta maggiore, no? E tutto quello che ho fatto dopo è stato deprimermi. Tu ti sei sistemata dopo. Chissà cosa sarebbe successo se noi avremmo salvato qualcun altro all'epoca. Oh, per favore, non mi fate così complimenti. Non ho fatto nulla di così speciale. Di sicuro tu l'hai fatto. Anche se tu hai fatto un sacco. Anche se tu hai fatto un sacco, tu hai fatto del tuo meglio. E questo è perché noi siamo tutti qui ora. Dovresti essere orgogliosa di te stessa. Davvero? Detto questo, non dimenticare che il nostro lavoro non è ancora finito. Noi abbiamo ancora l'elefante nella stanza con cui combattere, con cui preoccuparci. Capisco, quindi è stato un piacere lavorare con te. Per favore, continua a essere il mio mentore, IF. Cos'è questo? Non questo lo senso normale. Continuo ad aiutarti, anche se tu non me lo dici. grazie mille. Perché state tutti usando le vostre parole per formare delle parole, le vostre bocche per formare delle parole quando c'è la torta, quando c'è tutta questa roba di torta, eccetera, eccetera. Mangiare anche i vostri pezzi, eh? Oddio, Neptune, non è buono questo. Non è gentile. Ehi, dai, lasciate un po' a noi. Per favore, non combattete sopra la mia torta. Ne ho fatte alcune, quindi ne ho fatte diverse, quindi non vi preoccupate. Va bene, però io ancora sto aspettando l'attacco finale di Neptune e Neptune. Se c'è, non lo guardo, adesso lo controllo se c'è. È il tempo per cena, e ovviamente Nep mangerà più di chiunque altro. Wow, queste, come si chiamano? Queste polpette sembrano speziate, deliziose, dai, mettiamola così. Permettere di mangiare qualcuna di loro. Ehi, dai, non prendere la mia. Vieni facile dentro il mio stomaco. Ora ti darò la mia, Ify. Non è giusto, ragazzi, io voglio le palle di Compa. Le polpette. E se le vuoi, se vuoi le sue, quindi mi darai la mia. Gigi, cos'è? Ci stai soltanto guardando. Oh, mi dispiace, stavo pensando che fate un grande trio voi tre. Non siamo così vicine. Quindi ti vuoi unire a noi a mangiare le palle di carne o qualcosa del genere, Neptune? Le polpette? Non è il mio punto, davvero.
Forse quello che voi tre avete è più di semplice amicizia. Oh, penso che so che cos'è. Neptune, tu e IF siete state. Avete sempre guardato per Compa per sistemarvi, tipo roba del genere. Cosa stai dicendo? Oh, questo è vero? Sì, torna tipo. Diventa un bambino che ha bisogno di aiuto quando compa il giorno. Datemi una pausa. Guarda chi stai parlando, Rap. Hai detto qualcosa di male? Questo è una cosa che abbiamo capito. Solo stai calmo, ok? Ora, ok? Da quando ho aperto questo barattolo. Da quando è che ho aperto questo barattolo di vermi? Posso chiedervi qualcos'altro? Visto che ho aperto questo barattolo di vermi, posso chiedere qualcos'altro? Cosa c'è, Gigi? Compa, ti piace più mia sorella o IF? Oh, mi piace questa interrogazione, questo interrogatorio. Questa era molto diretta. Beh, no, fermati, non rispondere. Oh, ma voglio saperlo così tanto. Ma io no, intendo. Cosa dice che a lei piace più? Qualcosa ti sta preoccupando, Iffy? No, no, nessuna cosa. IF, lei è andata via come un branco di. Non branco, uno stormo di gabbiani. Non penso che Ify vuole. È molto sensitivo. È molto. Si senta molto a questi livelli di amicizia. Lei è una ragazza molto timida, sai? Oddio, la seguirò e chiederò scusa. Le chiederò scusa. A dopo, non so, Gator, va bene. Guarda prima di attraversare la strada. Quindi, che ti piace di più? Nep nep. Sei sicura di volerlo sapere? Sì, Ted, dai, un po' lo so, è abbastanza ovvio. Tu pensi, a me piace ognuno, ma è difficile fare una scelta, ma se sono forzata a scegliere, quindi forse Gigi la mia favorita, come ora. Ah, capisco, la mia sorella più piccola. Sei un rivale formidabile, allora. Tieni, ma tieni un segreto, ok? Naturalmente, neanche io voglio vedere queste ragazze combattere per il tuo cuore da sexy infermiera, compa. Ma che cazzo? Proprio, ma che cazzo? Ma perché? Ah, sono io che voglio vedervi queste informazioni. Stavo guardando quanto sta durando l'episodio. Questi li vediamo. Questi ce li leggo io in privato mentre aspetto più una cosa. Andiamo a vedere Vert! Mi chiedo se Neppigear accetterebbe che io la adottassi. Io spero di avere una sorella come lei un giorno. Più ti guardo, più impressionata io divento. Da dove viene questa? È qualcosa che mi è venuto in mente durante i nostri viaggi. 3 giorni fa tu eri ancora una. 3 anni fa tu eri ancora una bambina abbastanza. Cioè, che non poteva fare molto. Ritornando a quel tempo, sì, sono più matura ora, giusto? Ovviamente, Neptune non merita una tale buona sorella. Non posso soltanto credere che voi due siete collegate. Avete un rapporto di sangue. Tu stai esagerando. Lei è molto più affidabile di quanto lo sono io. La sua umiltà è anche l'opposto, un po', l'opposto di quella di tua sorella. Cioè, sei l'opposto anche sulla quella di tua sorella, se solo tu fossi mia. Ma Verto, tu hai Chica. Lei è adorabile, sicuro. Ma trovo un po', la trovo un po' tagli trovo troppo tagliente. È uno strano feeling avere qualcuno. Che agisce come una sorella minore. Non ho capito molto bene l'ultima frase. Che mi castiga. Io devo castigare mia sorella, tipo roba del genere. Io devo castigare mia sorella anche un sacco. A Neptune non importa comunque. Se lei si fosse preoccupata sulle tue parole, delle parole del tuo cuore, lei sarebbe diventata più civile. Tu stai dicendo solo a mia sorella che non importa. Che a mia sorella non importa ascoltarmi? Fa un po' male, sai. Se tu fossi mia sorella, non ti stresserei sulle cose che di solito faccio. Sei molto gentile a fare i complimenti. Se io fossi tua sorella, ti avrei accudito mai, ti avrei un po' viziato contro di Neptune. Questo suono amorevole, ma no, grazie. Sarei diventata molto pigra se avessi lasciato che qualcuno mi. Se avessi lasciato qualcuno mi viziasse.
Male. Nello stesso modo, se tu non fossi la sorella di Neptune, sarei un po' preoccupata sul futuro di Planetune. I nostri fati sono veramente così ben organizzati, no? I nostri fati, eh? Se tu fossi stata. Se tu ti annoierai mai delle abitudini di Neptune, vieni all'inbox in qualsiasi momento. Sei sempre la benvenuta. Ok, hanno imparato una nuova mossa, tutte e due. Ah, quindi hanno trovato una nuova mossa insieme. Ma tesoro, tu mi stai dicendo che non hai un X Drive con Nepigear Vert, Nepigear Rob, Ram, Uni. Ok, non ce l'hai con Neptune. Decide che non ce l'hai per Neptune, è quello il problema. Vabbè. Andiamo per un altro evento e poi chiudiamo qui. Intanto cosa ha detto alla fine? Non devo perdere. Per i miei membri di Gilda devo proteggere Game Industry. Cave. Napier, i vestiti di Napier sono così carini. Come sembrerebbe se ci fosse? Come vi starebbero, ecco. Cave, tu mi stai facendo un po' distrarre. Non ti preoccupare, non sono invidiosa del tuo adorabile vestito o qualcosa del genere. Grazie. Anche i tuoi vestiti sono magnifici. Loro sembrano così adulti o qualcosa del genere. Anche questo vestito fallisce a impressionare qualcun altro che ha visto il tuo vestito in HDD. Oh, oddio, ma quello che ho indosso in quella forma è maledettamente imbarazzante. Io ottengo un botto di adrenalina durante l'HDD. Quindi non ci penso tutto il tempo, ma sono cosciente dopo. Se stai tu insinuando che sono una abbastanza senza vergogna da indossare qualcosa di imbarazzante, da vestiti così imbarazzanti e non accorgermene? No, no, intendo che come hai fatto ad arrivare a quella conclusione in ogni caso? Non ti preoccupare, sono soltanto invidiosa. Ma ora sono preoccupata, non c'è nulla da invidiarmi. Tu sì, sei sia matura che. Tu sì, sia vestiti maturi che carini. È una situazione invidiabile. Forse noi potremmo scambiarci i vestiti? Come sembrerei secondo te? Tu indossando i miei vestiti? So che sembra strano, ma la stessa cosa mi fa. Non so, mi suona strano, cioè mi fa una strana, tipo, vedere cosa intendo? No, non veramente, non c'è nessun bisogno di essere pulita qua, so dove stanno dove i miei limiti stanno. So che l'ho portato io sopra questo discorso, ma ora devo chiederti di dimenticartene. Cave indossando un vestito da ragazzina. Penso che sarebbe carina perché risconterebbe contro le sue maniere serie. Ok, va bene. Un altro evento e poi chiudiamo qua l'episodio. Cioè, questo è l'episodio degli eventi. Che bello! 5 pb. Canterò al parco. Venitemi a vedere se potete. Oddio, è quella 5B. Sento una canzone. C'è anche un grande folla che si sta avvicinando da quella parte. Forse è questo. Oh, grazie a tutti! Arrivederci! Tu sei così figa! Show favoloso, Granny! Va bene, non posso credere che ti stavo per dimenticare. Stavo per ignorarti solo perché eri un'altra giovane aspirante artista. Sono una fan totale, per favore, non è nulla di speciale. Tornate indietro. Torno indietro a cantare di nuovo, quindi se volete venite a vedermi anche. Oh, di sicuro! Porterò la mia catena e la mia palla e la mia catena la prossima volta. Ci si vede? La prossima volta. Ciao, qual è l'occasione? Nulla, veramente. Ho soltanto sentito di voler fare di parlare due canzoni. Tu l'hai fatto qui. È un gioco pericoloso da giocare. Cosa sarà di tutti i tuoi fan hardcore, quelli più duri? Sono stata attenta a proposito, non c'erano molti qui, quindi intendo, è da un sacco che io canto per gli altri perché non canto dagli altri perché stiamo andando da una parte all'altra. Hai ragione, ma comunque penso che noi abbiamo dimenticato che tu ti sei unita a noi perché volevi far sentire al mondo la tua canzone. Mi dispiace. No, no, ti dovrei chiedere scusa. No, no, io dovrei chiederti scusa.
questa doveva essere venuta male fuori, deve essere venuta fuori male. Ovviamente io ho fatto la mia vita sullo stage, io vivo per lo stage, per cantare, ma cantare anche per un paio di persone è divertente. Ho capito, ma io amo come tu sei sempre, come tu ascolti sempre le mie canzoni. Questo è la migliore cosa di tutte. Intendo, quando tu canti per quando fai una performance per qualcuno che tu adori, è soltanto una cosa che ti fa invigorire. Quando tu dici adori, intendi come, non so, oh, ho detto qualcosa che non avrei dovuto, per favore, dimenticatelo. Devo andare, ciao. Qualcuna che le adora, beh, potrei, o comunque qualsiasi cosa significasse, posso essere felice se gli piace così tanto, giusto? Ok, rank aumentato, bene. Ora, chiudiamo quindi qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video, ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Quando è tutto, 20 minuti esatti. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!